Dunque, per quello che riguarda la ragazza del lago, diciamo che abbiamo parlato molto, molto a lungo con Andrea Molaioli. Cioè, quando Andrea Molaioli mi ha proposto questo film, io ho letto la sceneggiatura, mi sono reso conto subito, cioè perché si capisce veramente in alcuni casi immediatamente, che era una bellissima sceneggiatura, che era un bellissimo racconto. E ci sono dei casi in cui leggi la sceneggiatura e inizi già a immaginarti il film, cioè inizi già a vedere il film davanti ai tuoi occhi mentre lo leggi. Ci sono altri casi in cui leggi la sceneggiatura e non hai assolutamente idea di come potrà essere poi il film. Ma questo dipende anche dalle tecniche con cui, dalle tecniche differenti e dalle penne differenti con cui viene. Può essere scritta una sceneggiatura, cioè ci sono delle sceneggiature che ti lasciano immaginare di più, ci sono delle sceneggiature che sono più misteriose, più oscure e che poi si aprono improvvisamente soltanto sul set o soltanto al montaggio. Comunque, quando avevo letto La ragazza del lago, invece avevo avuto immediatamente la sensazione che fosse una grande sceneggiatura, una sceneggiatura scritta con una mano molto sicura e che lasciava già vedere molto del film, però il personaggio che Andrea mi proponeva non era soltanto un personaggio, come dire, il personaggio più oscuro, non voglio dire più negativo, perché insomma vorrei anche uscire da questa facile catalogazione di positivi e negativi, ma diciamo che è il personaggio più, no, essendo non soltanto in qualche modo irresponsabile della morte di un bambino, ma appunto si lasciava il dubbio che questa morte potesse essere stata determinata direttamente, cioè è un personaggio molto, sì, molto doloroso. E allora la cosa che mi preoccupava è che questo personaggio avesse uno spazio molto limitato all'interno del racconto, ma non mi preoccupava perché il personaggio era piccolo. E mi si sarebbe visto poco, ma perché per raccontare un personaggio così in poco tempo il rischio poteva essere quello di raccontare semplicemente una funzione negativa del racconto, quindi di non avere lo spazio per raccontare in qualche modo un mondo e per mettere anche lo spettatore nelle condizioni di condividere un percorso sia pure negativo. Quindi insomma, ho parlato molto a lungo con Andrea, cioè, mi ha molto rassicurato sul fatto che comunque quelle scene che avremmo girato, poi ovviamente ero non soltanto molto tranquillizzato, ma anche così molto felice che in qualche modo tutte le scene, più o meno tutte le scene che mi riguardavano le avrei girate con Tony. Servillo, che è un attore che conosco da tantissimi anni, con cui c'è stata una lunga frequentazione, ci stimiamo molto reciprocamente per tutti i lavori fatti in teatro, però non avevamo mai lavorato insieme. Ecco, il fatto di sapere anche che dall'altra parte avrei incontrato lo sguardo di Tony era una cosa che mi faceva, ecco, alle volte quando dicevo le variabili, no? Cioè con chi devi girare una scena particolarmente difficile, particolarmente con delle incognite molto forti. Ecco, il fatto di sapere di avere comunque un attore come Tony davanti mi dava una certa tranquillità. Quindi io in quel caso lì ho parlato molto con Andrea e poi sul fatto di, come dire, sulla difficoltà di interpretare invece un personaggio negativo come può essere un parricida in sole negli occhi o un infanticida nella ragazza del lago. In realtà io penso che questo lavoro sia un lavoro bellissimo proprio perché ti permette di esorcizzare i tuoi fantasmi mettendoli in scena e giocando molto seriamente con loro. Cioè, è un lavoro che ti permette in qualche modo di tirare fuori nella maniera secondo me più
più bella che ci possa essere, cioè attraverso un procedimento, un percorso espressivo e un percorso creativo, tirare fuori anche tutte le tue storture, tutte le tue zone d'ombra, tutte le tue zone buie, tutti i tuoi fantasmi. E in alcuni casi, quando questo succede, è una cosa anche molto, può essere una cosa anche molto liberatoria per un attore. Io ho iniziato in teatro, il mio debutto in teatro è stato nell'Elettra di Euripide, in cui Oreste uccide sua madre. Quindi ho iniziato con un matricida, poi sono passato a Porporati con un patricida, ma adesso mi manca, no, poi ho affrontato anche le sorelle nel film di una strada, di Sordella. Quindi diciamo che i conti in famiglia ho fatto un po' con tutti, e questo mi permette di vivere un po' più serenamente poi nella vita di tutti i giorni, e questo anche a dispetto poi di quello che invece magari in un certo tipo di immaginario anche di alcuni tuoi colleghi, cioè dei Gimusi, un bravo attore che fa ruoli generalmente di intellettuale borghese, no, poi si dimenticano completamente che uno ha fatto un parricida, ha fatto un trafatto, il rapinatore con Tavarelli, ha fatto, però poi fatalmente, no, loro rimangono particolarmente attaccati invece a una, così, magari al personaggio della meglio gioventù, che si amplifica nella loro mente come se tu per tutta la vita avessi fatto l'economista che costruisce la villa in Toscana, no, insomma, hai fatto tante altre cose, fortunatamente. L'ultima cosa